Prima di iniziare ragazzi vi ricordo che in descrizione troverete il link per acquistare le mie magliette. Mi raccomando, appena le indosserete fatemi una foto e taggatemi su Instagram in modo che io possa seguirvi. E adesso vi lascio il video, buona visione. Allora a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo episodio della Minecraft Lucky Ocean insieme a Metano07. Ragazzi, come sempre vi invito a lasciare un pollice in su. Cerchiamo di superare i 3100 due like per questo video. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti. E se così possiamo iniziare subito. DEFCON 1. Ok raga, eccoci qui nell'episodio di Tano. Magicamente abbiamo trovato il nostro bellissimo TARDIS. Purtroppo si trova molto ma molto lontano rispetto a casa nostra. E quindi questo cosa vuol dire? Che dobbiamo per forza smontarlo. E sinceramente Tano pensiamo di rimontarlo proprio vicino a casa nostra. Quindi Tano, sei pronto? Che iniziamo a smontarlo? Più o meno sono pronto, sì. Ok dai, io già lo sto smontando. Ci metterò un pochettino a smontarlo perché comunque... Ma abbiamo piccone... i super picconi, no? E questo piccone che c'è mentre con questi blocchi è lento, dir la verità. È vero, anche il mio, che strano però, eh. Cioè, alcuni blocchi li sciotto, gli altri no. No, no, guarda, guarda. Puoi spaccarlo anche a mano, non cambia nulla, la velocità è sempre la stessa. Oh, vabbè, Tano, noi qua continuiamo a spaccarlo fin quando non lo rompiamo del tutto. Sì, sì, quello è ovvio. La Sea Lantern, mi raccomando, con Silk Touch. Sì, io sono soltanto Silk Touch. Abbiamo uno spettatore qui, eh? Eh? Chi c'è qua? No, no, mentre coniglietto. L'ho pure umiliato con un 360. Poveraccio. Abbiamo tutti i pezzettini a te. You che noob, spazio, you eh. Loser. Default dance. Tano, manca solo adesso la parte del, diciamo, tetto. L'abbiamo quasi fatto, mi sa. Vai, prendi tutto te qua. Ok, perfetto. Continuiamo a spaccare qua. Ottimo. Mi ciappo tutto io qua. Cerco di prendermi tutto io. Vediamo se riesco a liberare un attimo l'inventario. Sì. Ok, prendo i pannelli. Ce ne anche altri pezzi qua sotto. Oh, aio. Cosa? Non ti ho fatto male, dai. La più io la sì, la Sea Lantern devi prenderla per forza tu perché non ho più spazio. L'hai presa? Sì, sì, presa. Perfetto, ok. A questo punto, ragazzi, ci incammeriamo di nuovo per tornare verso casa. E Tano, mi devi un attimo dire le coordinate di casa, verso che zona sono, perché ci siamo leggermente persi. Meno mille. Ok, quindi per di là? Beh, sicuramente la direzione è quella a prescindere. Ok. Perché bisogna andare verso 00 più o meno, quindi... E quindi per di là? Sono 6000 blocchi! No, Tano! No! E vabbè, ragazzi, ci incammineremo. Io ogni tanto riprenderò la rec quando troveremo qualche lucky block particolare. Allora, qui Tano, io ho trovato una casettina con dentro un lucky block verde. Verde? È verde, già. L'ho rotto col piccone Silk Touch. Però non so cosa buttare. E mi sa che il creeper, esatto. Guarda, droppa un attimo questo qui. Infatti voglio subito aprirlo qua. Quindi tac, lo mettiamo qui. Opla, e lo apro. Oh, sta costruendo qualcosa. Ma what? Oh, è scomparsa una chest. Ah, una chest normale. Oddio, allora, carina l'animazione e tutto quanto. Ma è la chest di un villaggio. Cioè, ci sono rimasto leggermente male, che schifezza, Tano. Che schifezza. Già. Guarda, invece qua davanti ho un lucky block che è completamente blu. Non mi ricordo se è tipo l'inverse, non mi ricordo come si chiama adesso. Erano i reverse quelli. Il reverse, esatto, lo apro. Una cesta con dentro un diamantino e basta. Va bene. Vabbè, lo lascio meglio di niente, eh. Beh, sì, però, dai. Che cosa brutta. Mentre qua abbiamo uno spiral. Flash of Doom. Cos'è? Ha sharpness 1. È una cosa di carne marcia con sharpness 1. Via. Ma proprio via. Anzi, a proposito di carne, mangiamo. No, no, altro che jerky beef. Questa è la bella jerky beef che ho appena mangiato. Ok. Raga, mancano ancora un paio di migliaia di blocchi. Quindi ci tocca ancora camminare per un poco. Veramente stiamo mettendo un sacco, proprio un sacco. Anche perché Tano ormai non può più. Vorrei soprarci un plural. Anzi, uno spiral. Vado subito ad aprirlo. E io te lo rubo, sono più veloce. Non puoi rubarmelo, non sei più veloce, Tano. Lo so, non posso nemmeno volare, non me lo ricordare. Ecco. Dobbiamo andare nel Nether a fare scorta di roba, te lo ricordo. Eh già. L'apro io! Una mia testa. La tua testa? Bella. E puoi rimanere qua. Quelle.
Allora, Tano, secondo i nostri calcoli dobbiamo andare più o meno verso di là. Va bene. Sì, quindi via! Un astral! Ah, l'elemento che già ce l'ho. Comunque, Tano, veramente manca pochi sì? Non è no. Una testa di cazzo. No, Tano! Dai, andiamo. Vedo qualcosa. Ma... è un Lucky Block, è gigante. Ma, sì, ma è tagliato a metà quel Lucky Block, Tano. Aspetta, l'avevamo già incontrato noi, se non sbaglio. Sì, me lo ricordo che si era commentato anche. Infatti, quindi ragazzi siamo veramente vicinissimi a casa, mi sa. Vediamo, vedo un villaggio, ok. Forse anche il villaggio avevamo vicino. Noi avevamo esplorato le coordinate da 0 a 0 fino alla nostra casa, quindi... vuol dire che siamo una sabbia di mezzo? Sì, siamo abbastanza vicini, sta pure per fare notte, quindi se abbiamo fortuna... Ah, questo qua, guarda, ci sono ancora le droppe per terra. E quello che si era addirittura attivato, l'avevamo attivato noi. Giusto, che aveva preso dalla casetta. Quindi, Tano, siamo veramente vicinissimi. Penso di sì. Ormai manca veramente poco. E infatti già la vedo da qua sotto. Siamo arrivati a casa, Tano, finalmente. Ma è un miraggio o sul serio? No, sul serio, finalmente siamo tornati a casa. Oh, mamma mia, non vedevo l'ora di tornare. E adesso è arrivato forse il momento più importante di tutti, ovvero quello di ricreare il TARDIS. Io purtroppo ogni tanto me lo scordo come si va alla piazza dei blocchi, lo sai? A destro? No, Taro, non in quel senso, mamma mia. Scusami. Comunque lo faccio tipo qua davanti, che qua davanti è bello pianeggiante. Guarda, ci sta qui. Boh, io devo ancora arrivare, ma suppongo di sì. Dai, io ci sono arrivato, anzi mi mangio subito della carne come ricompensa. E opla, ok, ci siamo. Già inizierei quasi quasi a scavare. Allora inizio già a fare la base di 3x3 del TARDIS. Opla, quindi prendiamo i TARDIS block e incomincio già a costruirlo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, perfetto. Adesso, Tano, com'è che si faceva? Perché proprio me lo sono dimenticato. Ti aiuto io, tranquillo. Ok. Allora, intanto, la tua testa si mette qua. Appena. Ok, va bene. Poi, devi darmi i blocchi, tutti quanti. Un pochettino ce n'ho anch'io, ma... ok, te ne do 16 tuoi. Di questi. Va bene, ok. A questo punto, così, metti al centro qua. Anzi, qua. Okay. Il pezzo di sotto della porta. Ok. Pezzo di sotto, qua. Ok, fatto. Pezzo di sotto. Un altro qui e un altro pezzo di sotto. Qua. Poi, okay. Poi metti i pezzi di sopra. Così. E qua va fatto. Così. Gli angoli che devono stare a pari. Ops, ho sbagliato. Okay. Vabbè, gli angoli devono stare a pari. Mentre il pezzo qua sopra così deve stare alto di più di uno. Ok? Ok. Perfetto. E così va fatto tutto questo pezzettino qua. È molto, molto easy come cosa. Perfetto, allora quindi siamo quasi. Tano, quindi adesso cosa manca? Questo blocco qua, sì, poi? Mettilo. Oh, ok. Mi stai per beccare. Ma hai sì, infatti tutto. Ok, l'ho spento io. No, ma io non... l'ho spento. Ah, ok, vabbè, scusa. Ti ma che un attimo, io adesso ho ancora i Dalakenium block e quelli bianchi. Allora, quelli bianchi vanno messi qua agli angoli. 1, 2, 3 e 4. Okay, non ho fatto nulla. I Delecanium vanno messi sopra. Ok, 1, 2, 3 e 4. Nulla. Va bene, okay. Va bene. Continuiamo. Ci andava la staffa in mezzo e i vetri e tutte okay. Belle cose. Va benissimo. Allora, prendo subito. Un attimo, salgo qua. Opla. È perfetto. Ok. Allora, quindi la staffa è... oh no, Tano. Cosa? Mi sa che non li ho presi i cobblestone wall per fare la staffa. Dobbiamo craftarli. Li vado a craftare subito. Va bene, valli a craftare. Io in qualche modo qua mi arrangio e fare il resto. Non è vero? Sì, c'ho i blocchi. Allora, ok, sì, la cobblestone per fortuna ce l'abbiamo. Ne faccio subito un bel poco. Vabbè, penso che 12 bastoni avanzano. Ma sì, dai, penso okay. Di sì, eh. Allora, arrivo, Tano, arrivo. Sai che non mi ricordo... non mi ricordo quanto andava fatto alto. Neanch'io me lo ricordo, Tano. Va, andiamo a tentativi. Metti un po' di blocchi. Ok, 1, 2, 3. Perché io mi ricordo tre, l'altezza nostra. 4, 5 può essere, no? Facciamo un 6? No, 6 è troppo. 6 è decisamente troppo. Sono deciso se 5 o 4. Secondo me era, secondo me era 5. O è troppo, secondo te? Non mi ricordo, Tano, se era tanto poco. Allora, uomo, devi levare l'ultima stanghetta di troppo. Ok, ho appena fatto. E poi ci devi mettere la Sea Lantern, te la passo io. Ok, va bene? Perfetto. La vado e a me. Quando hai messo quella lì, in teoria, bisogna poi metterci il vetro intorno. E... oh.
Era esatto, era esatto. Va bene. Ok, devi metterci intorno l'aggeggio, il vetro. Ok, il vetro attorno. Oppla. Sì. Allora, tac, tac. E ci abbiamo fatto, manca l'ultimo vetro. Perfetto, adesso c'è la parte superiore. Okay, uno. Allora, io ne metto... Ah, ma ce l'hai anche te? Era tipo a forma di X, giusto? Sì, sì, era una X, quindi ne mancano altri due. Ok, e... Vai, metti. Ok, fatto. Oh, oddio! Ma fatto, Tano! Non lo so, però hai visto. Mi sa che l'abbiamo completato. Sì. Oh, Tano! È scomparso! Lo vedo. Ma è scomparso sotto i nostri occhi! Vabbè, ricreiamo. No, no, Tano, cosa andiamo a ricrearlo, no! Non sto scherzando, no, no... che palle. Posso dirlo, che palle? Eh sì, aspetta. Forse ho capito. Dovevamo starci dentro, dici? O dovevamo starci dentro, oppure doveva... Oppure si sarà tippato, lo sai dove? Dai, ci puoi arrivare. Ci puoi arrivare, Tano. Nell'altro mondo, e quindi noi siamo rimasti qui intrappolati per no, sempre. No, Tano, però... non così tragico, non così tragico. Non lo so, io non lo secondo so. Me sei andato al centro, aio. Ma come ha fatto ad attivarsi senza la chiave? Scusami. Non lo so, non ha senso questa cosa, ma secondo me sei ritippato al centro. Vuoi andare a controllare? No, ma andiamo subito a controllare, Tano. Andiamo, andiamo. Però va bene. È il centro per di là, dai, ce l'arriviamo su, ce l'arriviamo subito. Se non c'è lì, non si può sapere dove è finito. È impossibile. Dobbiamo trovarlo punto. Lì, tranquillo, tranquillo. A meno che non ci sponi in un'altra isola con Tano, delle nuove tu coordinate. Devi credere nel cuore delle carte. Ma non sono carte queste. Tano? Guarda, io ce l'intravedo. Tano, avevo ragione. Io non vedo nulla in verità. E invece sì. Io vedo il centro e dentro vedo una strutturina. Ma come fai a vederlo se c'è la colonna? Non si vede perché è praticamente più spesso della colonna. Ah, sono quei due blocchettini lì che sporgono. Eh già. Ma qua c'è Tano, ancora è lì. Tano, hai visto? Ora cioè, si è resettato di posizione, tornando di nuovo al centro. Ma è 100% preciso? Mi sa, non lo so, ora ci arrivo, te lo dico subito. Ma comunque la mia intuizione era esatta. Ma il senso? Non lo so, perché forse il punto di spawn dove siamo comparsi e quindi ci fa capire che dobbiamo sempre montarlo qua, cioè è da qui che deve funzionare. Oppure lo montiamo dove ci pare, tanto torna qua. può anche essere, ma a questo punto entrarci un attimo dentro. Tu l'hai presa la chiave, vero? Sì, sì, l'ho presa. Ok. Ma aspetta, Tano. Che c'è? Guarda. Manca il blocco rosso in tutto questo. Manca il cavolo di clock. Ma l'abbiamo preso. C'era all'inizio. Non mi ricordo se c'era, ma mi sa di no. Ah, non mi ricordo se nel mio video c'era oppure no, uomo, te lo giuro. L'avevamo preso tutti i blocchi, ma non mi ricordo se si era preso anche quello. No, ma mi sa che non c'era. E che cosa c'era al suo posto allora? Scusami, è la chiave? Sì, sì, tieni, c'è, boh, te la passo. Vuoi che la metta ma, qua? Ma pure drop, prova. Non fa niente, non fa niente. Prova a cliccarci con... No, ma manca... No, c'è un uomo. Se c'è il buco manca qualcosa per forza. Cioè io posso mettere tipo il blocco suo così, che può avere no, un senso logico. E non va. Tasto destro non va. Nelle porte non va. No, Tano. Ma anche il blocco rosso. Ma come si riottiene? Non si può mica. Se era preso col non lo portale, so. Ti ricordi? Non lo so, Tano. Non lo so. Cavolo. No, non ci credo. Siamo ancora bloccati qui. Siamo ancora bloccati qui, Tano. Niente, devo uscire da qui per forza. Metto subito le scarpettine queste qua. Saltino tattico, opla. Tano, niente, senza quel blocco rosso mi sa che non si va da nessuna parte. Siamo ancora bloccati qui. Quindi ragazzi, questo video della Lucky Ocean Fish è qui. Spero vi sia piaciuto. Se sì, vado a mostrare con un pollice in su, un commento qua sotto. Vi ricordo di passare in descrizione perché lì ci sono tutti i miei social come Instagram e Telegram. Mi raccomando, seguitemi su entrambi. E se ancora non vi siete iscritti al canale, invito ad iscrivervi volendo. Per iscrivervi al canale basta che cliccate nell'altro che sta qui sullo schermo. E se già l'avete fatto, vedete che resistete a vedere un altro video. Ma ragazzi, a questo punto noi vi salutiamo e ci vediamo oggi pomeriggio con un nuovo video. Ciao a tutti! Ciao a tutti!